predice il futuro, ti trasforma in ciò che vuoi e ti aiuta anche a diventare re. No, non sto parlando di una nuova app per telefono, ma di Mago Merlino, uno dei personaggi del mito arturiano più importanti. Oggi ti racconto un po' di curiosità su di lui e ti svelo come ha fatto a trasformarsi dal ragazzino prodigio a vecchietto con capelli lunghi, barba e cappello a punta, perché tanto lo so che te lo stai immaginando così. Io sono Cristiana e ogni giovedì ti racconto l'arte in chiave nerd. Sono quasi certa che la prima immagine che ti viene in mente è quella del Merlino Disney. E come si può non affezionarsi a quel buffo, distratto, smemorato vecchietto? Però, per quanto ci piaccia questa versione del mago molto tenera e buffa, c'è da dire che a livello storico non è per niente accurata. Il personaggio di Merlino è basato su una figura storica, Mirrdin Wilt, un bardo gallese che, stando alle cronache di Goffredo di Monmouth, è vissuto nel VI secolo d.C. Sembra che sia rimasto scioccato durante un combattimento dalla crudeltà degli uomini e che abbia perso la vista, ricevendo in cambio però il dono della preveggenza. E tu lo sapevi che Merlino è un personaggio con radici storiche? Scrivimelo nei commenti che ne parliamo insieme. Prevedere il futuro è uno dei poteri più importanti di Merlino, che però non è un vecchio, ma un ragazzino. E no, non sto parlando della serie Merlin. Nei suoi scritti, il cronista Nennio racconta di come il re Vortigern, uno dei capi militari della Britannia, vedesse il suo castello continuamente distrutto. Manda a chiamare questo ragazzino che pare abbia poteri di preveggenza, che gli spiega che il castello continua a crollare perché sotto ci sono due draghi che combattono tra di loro. Queste due creature sono una metafora per i Sassoni e per i Britanni, due popoli perennemente in guerra, ma solo uno dei due era destinato a trionfare. Merlino usa il potere della profezia anche per mettere in guardia Artù dalle nozze con Ginevra. Gli dice che il suo matrimonio non sarà un'unione felice e che alla lunga distruggerà Camelot. Ma Artù non lo ascolta e sappiamo tutti come è andata a finire. Ci sono tante altre curiosità su Merlino che voglio raccontarti, ma prima ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per le notifiche, così da scoprire insieme tante curiosità sull'arte nascosta nel mondo nerd. Continuiamo con una domanda. Se il Merlino storico è un ragazzo giovane, com'è che nell'arte lo vediamo sempre vecchio e vestito di blu come il Merlino Disney? Ci sono vari motivi. Il primo è che le leggende su Merlino non riguardano soltanto la sua adolescenza, ma anche l'età adulta, quando diventa il mentore di Re Artù. Poi, per la cultura occidentale, la saggezza è sempre legata all'età anziana, quindi Merlino, invecchiando, acquista esperienza e credibilità. Esiste però un preciso archetipo visivo della cultura medievale che potrebbe essere legato all'immagine che abbiamo di Merlino, ovvero la carta dell'eremita dei tarocchi. I tarocchi nascono come gioco di società. Caso vuole, l'eremita è proprio un anziano con capelli e barba bianchi e lunghi e una lunga veste blu, un colore che nel Medioevo è associato alla purezza d'animo e alla virtù. Già, perché Merlino è buono! Beh, insomma. In un momento molto importante della sua leggenda, Merlino aiuta Uther Pendragon, pretendente al trono di Britannia, a sedurre la nobile Igraine di Cornovaglia, che però è sposata con il duca Gorlois. E mentre Gorlois è a combattere in una battaglia in cui perderà la vita, Merlino trasforma Uther in Gorlois, garantendogli la notte d'amore che tanto aveva desiderato e l'erede al trono, che però prende subito con sé. Hai capito? Merlino esaudisce il desiderio di Uther di avere un figlio da Igraine che tanto desiderava, ma glielo porta subito via. Com'è che faceva? Ah, la magia ha sempre un prezzo! No, vero, quello era un altro stregone. Vero, vero. Comunque, il nostro Merlino si comporta da vero e proprio trickster, ma per fortuna porta Artù dal fidato Ser Hector, un nobilotto di campagna che crescerà Artù come un bambino normale e non come un principe, e soprattutto lontano dalla corte corrotta di Uther Pendragon. Considerando il fatto che Merlino è figlio di un'umana e di un demone, in D&D diremo che è un tiefling, la versione del grafico inglese Aubrey Bursley è quella più adatta a rappresentarlo. Vediamo un Merlino dall'età indefinita, emaciato e dai tratti affilati, decisamente più inquietante. Al momento giusto, però, Merlino torna ad Artù e lo aiuta a creare un esercito e a riconquistare la Britannia, che era stata per molti anni preda dei Sassoni e dell'anarchia militare. Inoltre lo accompagna dalla Dama del Lago, che darà al giovane re la celebre spada nota come Excalibur. Sì, lo so che sto per traumatizzarti, ma la spada che Artù estrae dalla roccia non è Excalibur, quella è un'altra! Secondo la leggenda, la Dama del Lago è identificabile con Viviana o con Nimue, la donna amata da Merlino che però intrappola sotto una roccia a Broseliande.
I racconti su questo episodio sono piuttosto confusi. Nelle versioni più antiche, Viviana intrappola Merlino per proteggerlo da una maga cattiva, per gelosia o per giochi vietati ai minori. Nelle versioni più tarde, invece, Viviana intrappola Merlino per rubargli i poteri, come mostra Edward Burne-Jones, che raffigura una Viviana molto serpentesca e un Merlino a terra, ormai privo di ogni forza magica. Però, anche qui, se Merlino può prevedere il futuro, non è un po' strano che non abbia previsto che sarebbe finito in trappola? Ah già, è vero, sono miti, non si discute sui miti. Se vuoi saperne di più su Merlino, ti consiglio di guardare anche questo video, dove ne parlo in maniera molto più approfondita. E se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like. Noi ci vediamo giovedì prossimo per un nuovo episodio di Nerdarte. Altro che Merlino, noi gatti sì che sappiamo fare le magie. Sappiamo sparire per ore, mimetizzandoci nei cassetti, sappiamo perdere pelo proprio sul vestito che volevi indossare e basta miagolare per vedere apparire i crocchini nelle ciotole.